una serata, fra l'altro, che ci fa molto piacere aver potuto organizzare perché è un po' scontato dirlo, ma è così, no? Ci ritroviamo, abbiamo l'occasione di trovarci insieme dopo molto tempo e questo per noi è molto importante, non soltanto per il piacere di poterci ritrovare con tante persone, stasera con i soci in particolare, ma anche perché la nostra banca fa della relazione con le persone, per l'appunto, un tratto distintivo sia del proprio agire ma anche e soprattutto, ecco, degli obiettivi che si pone, in quanto crediamo fortemente anche proprio nella modalità con cui facciamo banca di mantenere in maniera strutturata, in maniera costante, un rapporto diretto, no? E non affidandoci esclusivamente a quelli che sono i tanti e anche utili strumenti per potersi relazionare, ma mantenere in maniera centrale appunto la relazione con i nostri soci e con i nostri clienti. Quindi è un doppio piacere questa serata. Dando un rapidissimo sguardo al futuro, ecco, mi viene da dire questo: il 2022 si chiude in maniera particolarmente favorevole per la nostra banca, perché ha conseguito davvero dei risultati molto importanti. Allora questo ci fa avere uno sguardo di fiducia su un futuro che certamente ci interroga e per certi aspetti anche ci preoccupa responsabilmente, ma ecco, con appunto una moderata fiducia derivante proprio dai risultati che quest'anno e non solo siamo riusciti a conseguire. E mi piace anche, ecco, cogliere questa occasione per, come faremo anche dopo, ma anche attraverso di voi, formulare gli auguri a tutti i nostri soci, a tutti i nostri clienti, che vorrei sintetizzare in un Natale possa regalarci, ecco, un 2023 un po' più sereno di quello che ci stanno in tanti descrivendo e prospettando.